Oggi Galileo Galilei compirebbe 458 anni e avrebbe ancora molto da insegnarci. Lo ricordiamo per molte attività, prima fra tutte probabilmente l'invenzione del cannon occhiale, il telescopio, che ha portato a mettere in crisi il sistema aristotelico-tolemaico, geocentrico, quindi l'idea che la Terra fosse al centro dell'universo e che gli astri intorno fossero incorruttibili e perfetti. Ma nel corso della sua lunga attività scientifica, Galilei fu in grado di tracciare le direttrici di quel metodo scientifico che in soli 400 anni ha cambiato il modo di pensare e di vivere dell'Occidente, portandoci di fatto dagli archibugi fino ai viaggi spaziali. La sua opera, non soltanto scientifica, ma più in generale diremmo filosofica, gli causò anche non pochi problemi perché, come molti ricordano, fu sottoposto a un processo da parte dell'Inquisizione nel 1633 che lo costrinse ad abiurare, a vivere gli ultimi anni della sua vita chiuso in casa, quasi cieco, per quanto ancora voglioso di scrivere e di dare il suo contributo a questo metodo scientifico. In occasione del suo compleanno, però, vorrei concentrarmi non tanto sulle cose che ha fatto e che facilmente poi si ritrovano nei tanti scritti dedicati a Galilei, quanto piuttosto su alcune delle condizioni, diciamo due principali condizioni, che l'hanno portato a essere un uomo così rivoluzionario. La prima è un aspetto del tutto personale che riguarda il personaggio Galilei. Galileo era infatti appassionato di letteratura e qui potrà sembrare ripetitivo perché l'abbiamo già detto anche con altri personaggi, ma anche la vita di Galileo questo ci porta a dire. Fu un bravissimo scrittore, le opere di Galileo sono splendide da leggere e questo certo contribuì al suo successo, a essere un bravo comunicatore della scienza. Fu appassionato di arte, di disegno, di pittura, c'era addirittura chi disse che avrebbe voluto fare il pittore e la sua abilità nel disegnare fu anch'essa fondamentale per comunicare il suo lavoro. Basti pensare alle sue rappresentazioni dei crateri lunari che per primo aveva individuato appunto con il cannocchiale. Fu ancora un grande appassionato di musica, un musicista, figlio di Vincenzio, che era non solo musicista ma anche teorico della musica. E fu proprio attraverso la musica che iniziò a sondare quel rapporto fra pratica e teoria, che se nella filosofia naturale era ancora difficile da intuire, bene, la musica aveva una sostanza forte e concreta. E fu proprio la sua passione e il suo studio per la musica che lo portarono a molte di quelle intuizioni che avrebbero poi costituito il metodo scientifico. Ancora una volta, dunque, essere eclettici, anche irriverenti, perché Galileo aveva un caratteraccio, fu un uomo che ebbe tre figli senza mai sposarsi, cosa all'epoca considerata poco nobile, ma diciamo l'essere eclettici è un ottimo modo per imparare a vedere laddove gli altri guardano e basta. Il secondo aspetto invece è storico-culturale, non riguarda la figura di Galilei, ma l'ambiente in cui Galilei crebbe e operò durante la sua vita. Bene, Galileo, come sappiamo, ha avuto la fortuna di poter crescere, formarsi e lavorare in un'Italia che era il punto di riferimento, il faro, culturale e scientifico del mondo. Le università italiane erano tra le migliori al mondo. Ebbe modo di lavorare 18 anni a Padova, nell'università di Padova che aveva appena aperto il Teatro Anatomico, che stava facendo dello sperimentalismo un suo punto di forza. Avere l'opportunità di studiare, di lavorare in un ambiente scientifico di primo livello ha certamente contribuito al successo, alla creazione di una mente rivoluzionaria come quella di Galileo. E quindi oggi, se vogliamo davvero festeggiare il compleanno di Galileo, dobbiamo ricordarci che per far nascere un genio è necessario avere un ambiente culturale, scientifico di un certo tipo. Bisogna investire nelle scuole, nei maestri, negli insegnanti, nelle università. Bisogna investire in un sistema culturale che sia generalmente riconosciuto, apprezzato e sentito come parte integrante
di una comunità. Se vogliamo che nascano nuovi Galileo, beh, allora dobbiamo continuare a investire nella scienza esattamente come si faceva in Italia tra 5 e 600.